Cari appassionati di fungociclismo, andiamo a vedere se troviamo un bosco dove ci sono più funghi che cercatori, perché ultimamente i boschi sono stati presi d'assalto, anche se c'è una buttata veramente ricca, praticamente in tutta la Toscana, devo dire, dalla pianura fino quasi alla faggeta, e sulla faggeta dovrò vedere lunedì prossimo, martedì. Vedete qua invece punto sul Monte Albano, che è una montagna un po' bistrattata dai fungaioli, devo dire, molto amata dai bikers, quindi chi va in mountain bike, perché c'ha dei sentieri veramente di qualità. E vedete quanto è lungo il Monte Albano, cioè una montagna che è lungo una quarantina di chilometri praticamente. Si va da Poggio alla Malva fino a Serravalle Pistoiese. Questo vi fa capire la lunghezza di questa montagna. Io venivo dalla zona di Empoli e sto salendo, sono a Vinci. Ho fatto la strada di Caterina, ho fatto lo Zollaio, scendo giù e siamo al bivio per Anchiano. Vedete dove c'è la casa di Leonardo, natale di Leonardo da Vinci. Chiaramente questo sul fatto che sia la casa natale vera avrei dei dubbi, però ormai la tradizione e anche il parcheggio che si è creato nella zona, chiaramente non può essere spostato, anche se si venisse a scoprire un domani che non era quella la casa natale di Leonardo. Comunque, vedete, si sale, tra poco vedremo sulla destra la strada verde che permette di andare ai turisti, ma anche a chi vuole passeggiare direttamente da Vinci fino alla casa di Anchiano. Dovrebbe rimanere sulla destra, vedete ora. Vedete qua sulla destra, io andrò verso Santa Lucia per capire un po' la situazione. Ecco la strada che viene direttamente a Vinci. Io vado, tra poco c'è il bivio, a diritto verso Santa Lucia, mentre a destra si va a Faltognano. E poi vi consiglierò poi di andare a destra, perché chiaramente chi viene in auto vi consiglio di andare a Faltognano, perché è lì che i funghi si sono mostrati più persistenti. Devo dire che questo era domenica, ma poi sono ritornato oggi, cioè giovedì, e quindi quello che vi dico è che la buttata è veramente al top. Domenica già si vedeva qualcosa, c'erano già dei porcini, ma devo dire che ora siamo a giovedì, siamo nel clou assoluto della buttata, e probabilmente per molti si spargerà la voce, sarà un fine settimana di grande raccolta fungaiola su tutto il Monte Albano, specie a Faltognano. Vedete, questa è la chiesa di Santa Lucia. Sto salendo, salita micidiale. L'avrete fatta in auto, se la fate in auto, occhio alle frizioni. Si può salire anche da qui volendo a cercare funghi anche da qui, perché si parcheggerebbe vicino al bivio per la fonte del Romito. Vi faccio vedere dove c'è l'ultimo spiazzo. Da lì in poi bisogna proseguire a piedi. Chiaramente la bici permette, specialmente se è leggera. Il primo bivio, vedete? Anche questo bivio va tutto basso, tutto il basso del Monte Albano fino a Sant'Amato, e anche lì ho trovato più volte funghi. Questo è il bivio del Romito, dove si dovrebbe parcheggiare. L'ultimo punto, diciamo, in cui si può parcheggiare, e poi la strada diventa sassosa e complicata, vedete? La fonte del Romito è la miglior fonte che c'è sul Monte Albano, quindi se volete assaggiare l'acqua del Romito, avete visto lì a sinistra. Io però sono andato in alto e poi a destra, perché i miei indizi, vedete i funghi e la persistenza dei funghi, la presenza poi che vedremo dopo di alcune amanite, mi hanno portato più nella zona orientale del Monte Albano, cioè centro orientale, diciamo che Faltognano è proprio nel centro. E chiaramente sopra Santa Lucia siamo un pochettino più verso ovest. Vedete qua si alternano dei bellissimi castagneti a delle pinete, però purtroppo molto malate. Probabilmente tra qualche anno i pini si estinguiranno sul Monte Albano se continua così, perché stanno morendo tutti, una terribile malattia. Qui taglio il tornante e vado a prendere la strada della Fonte del Sassone. Vedrete sopra c'è sempre un bel castagneto oltre questa pineta, vedete più avanti. Un castagneto dove in passato ho trovato tanti funghi, cioè prima la pineta e poi salendo ancora il castagneto. Qui non siamo in cima alla montagna, è tutt'altro, c'è cioè, tantissimo a salire. Il bosco di Monte Albano è sterminato, però
per un motivo molto semplice, che era la riserva di caccia dei medici. Il Barco Reale non è altro che il muro che circonda la parte più alta del Monte Albano, è un muro di diversi chilometri e quindi ha lasciato allo stato naturale una buona parte di questa montagna. Vedete la manita ed ecco si trova la manita e come sempre, diciamo quasi sempre ovviamente, arriva il porcino che dà, naturalmente la manita è un indizio forte, specialmente se è piuttosto sviluppata. Del fatto che stanno nascendo anche i porcini, che sono funghi quasi contemporanei, ed ecco il primo porcino. Vi avevo anticipato l'altra volta perché già avevo il filmato di questo, però io sono ritornato qua. Sono ritornato giovedì 13, mi sembra 13 ottobre, quindi insomma oggi, per naturalmente portare a termine questo momento, perché quando si trova un indizio così bisogna ritornare, per forza di cose. Io tra l'altro sono impegnato nella raccolta delle ulive, quindi per me è stato anche un po' complicato perché no, in teoria sono da solo e quindi non, se mi fermo la raccolta delle ulive si ferma perché sono praticamente solo, totalmente solo, il che è una buona cosa visto il mio nickname, l'eremita. Raccogliere ulive da solo secondo me è meraviglioso perché non c'è nessuno che disturba, c'è un'organizzazione perfetta, non ci sono nessuno, non c'è nessuno che mette bastoni fra le ruote. Chiaramente per voi magari sarà una cosa impensabile raccogliere olive da solo, ma se avete un abbacchiatore elettrico, un buon telo, la raccolta da solo è probabilmente la più efficiente, anche perché è meno ripetitiva, perché si mette il telo, poi si coglie e poi si toglie il telo e si incassetta, quindi è molto più, secondo me, anche sopportabile come duro lavoro. Il contadino è un lavoro molto duro, specialmente se fatto da solo, è vero. E qua si vede, vedete, queste sono ancora immagini di domenica, già c'era una bella crescita fungina e quindi vi potete solo immaginare giovedì cosa c'è. Vi darò comunque un anticipo in questa puntata prima della fine perché voglio farvi ingolosire e voglio dirvi che tutto sommato, visto tutti i funghi che ci sono, conviene andare dove ci sono meno cercatori. Era la domanda dell'inizio: esistono i boschi dove ci sono cercatori pochi e funghi tanti? Sì, è questo sopra Faltognano. Vabbè, questo specialmente vale per questi giorni. Ovviamente domenica, lunedì arriveranno, soprattutto sabato e domenica arriveranno frotte di cercatori, ma in questo momento non c'erano. Io giovedì sono, cioè oggi sono venuto quassù e ho trovato solo un ciclista che tra l'altro mi ha detto di aver trovato, non era un fungo ciclista come me, era uno che passava di lì, però ha detto ha trovato un sacco di funghi e si era preso chiaramente porcini, ha detto anche due ovuli. Ora io non so se questo tizio fosse un esperto di funghi, se spero che dopo abbia fatto controllare, però a me non me l'ha fatti vedere, mi ha detto che aveva trovato questi funghi. E tra l'altro io stavo uscendo con la sacca piena, ma piena, 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 e mi ha detto che sei andato a fare funghi. L'ho trovato più o meno in questo punto, però queste sono immagini di domenica, ma l'ho trovato esattamente in questo punto. Qua sotto, devo dire, qua sotto, andate a dare un occhio. Da qui al torrente, tutta la zona sotto, ma si tratta di un paio di chilometri. Prima che qua finisca la vegetazione, che c'è stato il taglio selettivo, è davvero, c'è il fresco che è un po' mancato, come precipitazioni sono state leggermente scarse su Monte Albano, però non è tirato vento e questo è molto positivo. Quindi vedete qua sotto c'è veramente da divertirsi. Io ho trovato, vedrete dopo, in 1 metro quadro 5 porcini, insomma, non è una cosa che succede molto spesso, soprattutto in boschi molto cercati dove i porcini li trovi solo se proprio erano nascosti, invece lì era proprio a bella vista, proprio visti da lontano. Vedete qua il taglio selettivo di qualche anno fa che sta ricrescendo e dovremo lavorare ancora diversi anni, temo, per arrivare a ritrovare qualche fungo qua, perché vi farò vedere dopo che succede quando tagliano il bosco nel prossimo video e se si possono trovare funghi in un bosco appena tagliato oppure se conviene aspettare una decina d'anni. Ecco, farò vedere più
più o meno quello che succede e come funziona il discorso dei miceli e delle piante. Questo lo farò nel prossimo video perché abbiamo già superato in 10 minuti, vedete. Comunque, vi dicevo, io lo consiglio anche ai vostri datori di lavoro. Se avete la testa da un'altra parte, io non riuscivo a rendere come raccoglitore di olive e ho detto basta, vado, ritorno perché avevo la testa qua. Avevo bisogno non solo di andare in bici, non solo di andare a funghi, ma di fare un po' di fungociclismo, che è il mio sport. E quando uno ha la testa da un'altra parte, bisogna levarsi lo sfizio per poi tornare a lavorare meglio. Vedete il Barco Reale? Esiste, questo muro a tratti, è stato un po' distrutto, però esiste. E da qui in su è tutta riserva, ex riserva medicea. Ecco, scendo al paziente più malato di Faltognano, che è il Leccio di Faltognano, un leccio monumentale, storico, che dovrebbe avere almeno 600 anni. Purtroppo potrebbero essere gli ultimi, sta veramente male, è attaccato da un fungo, da una serie di funghi. Le piante quando si indeboliscono succede che i funghi, vedete in condizione si trova, è attaccato da dei funghi che lo stanno deturpando, difficilmente guarirà secondo me, anche se stanno facendo l'impossibile per salvarlo. Io scendo giù mentre faccio vedere la strada che poi ho fatto il giorno dopo al ritorno, ve la faccio vedere in discesa perché è più divertente. Vedete da giù da Comparini, cioè questa strada che va direttamente a Vinci. Peccato non potete farla in auto perché ci sono dei tratti in cui l'auto evidentemente non passa, a meno di non avere un mezzo molto, insomma, un mezzo da cacciatore, altrimenti non passa, non passate perché la strada è molto stretta e sconnessa. Vedete qua giù come si scende bene. E vi dicevo del contadino, mi sono levato lo sfizio e sono tornato e ho prodotto molto di più, devo dire che ho fatto il record di raccolta nonostante aver lavorato quelle 3-4 ore meno perché venire su da Empoli qua è impegnativo, ma in Montalbano per me è il giardino di casa e non potevo mancare. Io sono nato in queste zone e quindi per me Montalbano è veramente un luogo dove conosco ogni metro, ogni pietra, quindi è stato giusto per me ritornare quando c'è la buttata piena. E l'ho presa in pieno, mi sono anche molto divertito. E vedrete per una prossima puntata la parte più centrale della buttata, però vi darò una piccola anticipazione mentre vedete qui che torno. Vi farò vedere una piccola anticipazione. Comunque io vi saluto e penso alla prossima puntata, dopo aver visto questa piccola anticipazione, voi sarete propensi a iscrivervi al canale. Che ne dite? Guardate qua che metro quadro di porcini. Quindi dite ai vostri datori di lavoro che avete bisogno di andare nel bosco a cercare i funghi e dopo tornerete molto meglio al lavoro, con molta più mentalità sul lavoro, dopo esservi levato questo sfizio di trovare in un metro quadro 4, 5, 6, 7 porcini. Seguendo le mie preziose, spero, indicazioni. Vedete, non tutti sono dello stesso periodo, alcuni sono anche un pochettino sciupati, magari da friggere, però sono porcini di ottima fattura. E questo era un metro quadro, il bosco era, insomma, stiamo parlando di un bosco immenso, se i cercatori sono zero, i funghi sono, credo ci potrebbero essere 10.000 porcini. Iscrivetevi al canale, arrivederci.